for combat. Macanicco e Franco. Non è pronto Franco? No, non è ancora pronto. Ho bisogno di un po' di tempo. Sì, San Severino è dentro e basta. E basta, 19. Non è che abbiamo una rosa di 50, ne abbiamo. Vi devo elencare quelli che sono? Vabbè, tanto ci pensa il nostro addetto stampa qui, che è molto. Tutti e tre. Apposta dicendo. Tutti e tre vengono. Quindi alla fine siamo 18. Quanti ne vanno fra campo e parte? Bene. Che settimana è stata? È una stata una settimana un po' strana, diciamo, dai. Non è stata una solita settimana, un po' strana. A tratti bene, a tratti non bene. Però ci può stare dopo una vittoria così importante come quella di Lecce. Adesso abbiamo oggi e domani il tempo di rimettere a posto tutte le idee, tutto quanto, perché è una partita molto molto delicata per noi. Abbiamo tanto da perdere e poco da guadagnare, mentre loro hanno tutto da guadagnare. 18 punti di distacco sono tanti. Però questo non ci deve far lentare l'attenzione, la voglia e tutto quanto il resto. Abbiamo già visto l'andata che questa è una squadra che non ti lascia giocare, pressano, lottano. È una squadra che ha fatto meglio fuori casa che in casa, mi sembra. Quindi, anche perché sono tutti piccoli e aggressivi. Se entriamo con la mentalità giusta, con la voglia giusta, possiamo fare la nostra partita. Non dobbiamo pensare di aver già vinto prima di giocare. Questo è l'errore più grande che possiamo fare. Cioè a tratti bene, a tratti no, mi parli con del campo, non di quello che succede. No, a livello no, ma io di esternamente, i fattori esterni non mi interessano. Quello di Frosinone, tutte queste cose qua non mi interessano. Parlo nel senso che ci poteva stare un piccolo rilassamento da parte di un po' di giocatori, ci può stare. Però già questa mattina un pochino si è tornata alla normalità. Adesso abbiamo ancora, diciamo, quasi un giorno e mezzo per pensare a questa partita. E quindi andremo in ritiro adesso, subito dopo mangiato, quindi non più questa sera. È proprio per riprendere un po' questa concentrazione che un pochino è venuta a mancare. Sì, sì, la decisione è mia, della società, è una partita importante, è una partita che, ripeto, sulla carta può essere facile, ma non è facile, ricordo, non è facile assolutamente, quindi, e poi è molto importante, dopo la vittoria di Lecce, vincere anche domenica significherebbe un passo notevole, anche perché ci aspettano diverse partite importanti adesso. Quindi per quanto riguarda le partite importanti, la concentrazione si trova da solo. Questa sappiamo che poi noi quando andiamo un pochino non siamo concentrati al punto giusto, incappiamo in figure che non, in questo momento non ci possiamo permettere. E quindi dobbiamo stare sul pezzo già da oggi. Siamo contenti, io credo. Ah, penso di sì. Ah, non è una cosa punitiva, anche perché non c'è niente da punire a questa squadra, perché sta facendo grandi cose, quindi ci può stare. Allora, dato che bisogna guardare le cose sempre a 360 gradi, diciamo, e quindi per non lasciare niente al caso, ritroviamo un po' di tranquillità, ci riposiamo, si mangia bene. Quindi, e in più si può parlare molto di più di questa partita. Pensavo che io avevo detto a loro il sabato pomeriggio lo utilizzavo di questo. Ma forse... che facevi tu? Giocavo a risico. A risico giocavi? Sì, giocavo a risico. Vabbè, noi possiamo fare un torneo di buraco. Noi faremo un torneo di buraco. No, ma che c'entra?
è normale che approfitteranno per riposarsi, per guardare le partite, cioè per parlare qualcosa un po' di più, tante piccole cose. Quindi va bene così, mi hanno accettato tranquillamente, anzi, sono pure contenti. Senti, invece per quanto riguarda le soluzioni, hai scelto oppure Le soluzioni sono o Conti o Sini per quanto riguarda la difesa e Vito Francesco, Carcione, abbiamo diverse soluzioni. Il più, diciamo che quello più idoneo in questo momento sarebbe Vito Francesco a centrocampo. E mentre in difesa sto ancora vedendo. Però vediamo un attimino. Il campo non ci aiuta sicuramente, anche perché se questa pioggia non smette un attimino, anche stanotte è piovuto tanto, è zuppo, il campo è molto zuppo. Non è che ci danno una grossa mano. Però sappiamo l'importanza di questa partita, è notevole, non possiamo sbagliarla, assolutamente. Anche perché all'andata abbiamo un conto in sospeso anche con l'andata, fra espulsioni, calci di rigore e tutto quanto. Ma le attive funzionano al contrario che nel girone d'andata, potrebbe essere una risorsa? Ma tutto può essere una risorsa, è normale che ci alleniamo, ci stiamo provando qualche soluzione nuova, poi i ragazzi si sono sbloccati, quindi è anche un buon segno questo. Però preferisco più sbloccare su azioni, vuol dire che la squadra gioca bene, e trovare soluzioni, sbloccare in soluzione di gioco sarebbe più importante, secondo me. Comunque, ripeto, è una partita molto molto delicata per noi. Ti hanno detto quelli che a Lecce hanno fatto arrabbiare, nel senso che hai sottolineato l'unica negatività di questa giornata. Ma guarda, diciamo che c'è stato un po' d'appagamento alla fine, no? Alla fine della partita di Lecce. Chi è entrato non è entrato un po' col piglio giusto, e quello è sbagliato, ma io l'ho rimarcato subito. Noi non ci possiamo permettere rilassamento, questa è una squadra che deve stare sempre al 100%, sia mentalmente che fisicamente. Perché alla fine abbiamo visto che siamo andati in difficoltà nella gestione della partita, perché basta uno o due che corrono male o non corrono, andiamo in difficoltà. Ci può stare, tutto ci può stare. Però dobbiamo sempre rimarcarlo perché questo non succeda. Il fatto che Goretti ha detto che abbiamo preso 5 gol nelle 5 volte che siamo stati in Superamerica, è vero, è una pecca di questa squadra. Però purtroppo inconsciamente uno si rilassa, stando con l'uomo in più, vincendo 2-0. È normale che un piccolo rilassamento ci può stare. Fa parte della crescita, dobbiamo crescere anche in questo lato qui. Non ci dimentichiamo che la maggior parte dei ragazzi sono 93-94, quindi alla fine questa pecca un pochino ci può anche essere. È normale che più giochi, più fai campionati, più questo problema lo vai a limare. Con il tecnico forse era un segnale della vita? No. I migliori facendo il passerello? No. Il tecnico? No, assolutamente, io non mollo mai, anzi. Però Antonico, come segnale, hai capito questo? Nel senso che forse in quel momento avanti i due gol togliamo Ma no, era da togliere, ma perché? Per esempio su 2-0 c'era Eusebio aveva dato tantissimo, ho messo in tiro per dargli un po' di respiro. Cioè, vedi che i giocatori sono spremuti, è inutile tenerli in campo, no? Poi stai vincendo con due gol di scarto, è normale, non puoi mai pensare che poi tutta la squadra. Ma è lì abbiamo peccato di generosità, perché non puoi prendere contropiedi sull'uomo in più perché tutti vogliono andare a far gol. Torniamo sempre alle solite. La squadra deve avere l'equilibrio sempre. O vinci 1-0, 2-0, 3-0, non mi interessa, è quello l'equilibrio della squadra. Non devi permettere agli altri di rientrare in partita, perché poi soffri fino alla fine. E cerchi, fai di tutto per rovinare una prestazione che è stata spettacolare, secondo me. Se riusciamo a capire questo, diciamo che abbiamo fatto un grandissimo passo avanti.
perché non a caso tu prendi 5 gol nelle 5 partite che sei rimasto, non in più. C'è questa questione che tutti vogliono andare a far gol, vanno, dove andate? Hai la fortuna di vincere 2 gol di scarto a Lecce, campo pesante, devi solamente dosare le forze, fai girare palla, li fai tranquillamente stancare, anzi, facendo così hai più possibilità di fare il quinto gol. E invece ti esponi a contropiedi inutili per la troppa generosità. Però è passato, abbiamo parlato tutta la settimana, vediamo adesso domenica cosa possiamo fare. A proposito di rapporti con i giocatori, che ti ha raccontato di domenica notte quando sei tornato? Vabbè, ho visto le immagini, mi hanno fatto le immagini, ho detto che è stato qualcosa di spettacolare. Ma è bello questo, significa che stiamo facendo cose importanti, la città si è avvicinata molto a questa squadra, insomma abbiamo ricreato un attimino l'entusiasmo che sappiamo tutti quanto l'abbiamo perso nell'ultima partita dell'anno scorso. Speriamo di continuare così, speriamo anche che domani sarà un bel po' di gente, abbiamo bisogno tanto del calore della gente noi, perché siamo una squadra abbastanza giovane, quindi è molto importante adesso questo clima che si è creato per noi. No, ma aiuta, entrare in uno stadio deserto ragazzi è deprimente, invece entrare a Curi con 7, 8, 9 mila, 10 mila è il massimo per un giocatore, è bello, ti carica, ti dà quella carica giusta, quella voglia giusta, cioè, Perugia ci ha abituato a questo, anche l'anno scorso facevamo un bel po' di pubblico, quindi quest'anno uguale. È molto importante, ma questo è un segno che la squadra sta facendo grandi cose. Senti, ho fatto un campionato, inizialmente era quasi la sorpresa, diciamo, delle 13 giornate, diciamo, del campionato, quasi una poi c'è avuto una fase di involuzione. Fondamentalmente che squadra è? Ma ha fatto tipo Pontedera. Sono partiti benissimo, anche perché sono giocatori piccoli, pimpanti, non era facile giocarci. Adesso mi sembra che sono 7 partite che non fanno gol. 8? 7 partite che non fanno gol. Ha un rullino di marcia, un po' fuori casa, mi sembra su 11 partite ne ha fatte 4 vinte, 4 perse, no, 3 perse, 4 pareggiate e 4 vinte. Cioè fa un rullino di marcia più importante fuori casa che in casa, perché essendo una squadra che aspetta, attendistica, con giocatori rapidi, abbiamo visto anche la partita di Salerno, quando hanno vinto a Salerno, tutti dietro ripartirono, erano imprendibili. Però adesso è un momento di stasi dove forse la preparazione atletica, un po' di infortuni, un po' di tutto, non avendo una rosa abbastanza ampia, sono andati in difficoltà. Però non è da. Il messaggio tuo alla squadra è la parola chiave. Ma la parola chiave è vincere, punto. Cioè non abbiamo altri risultati. Se vogliamo tenere il passo delle altre dobbiamo vincere. Quindi, poi abbiamo sempre detto che noi dobbiamo vedere il nostro orticello. Non possiamo, te l'ho detto all'inizio, non possiamo sottovalutare una gara così importante e delicata. Per tutto rispetto per il Prato che ha fatto e sta facendo un buon campionato, ma la superficialità domenica non ci deve essere. Dobbiamo essere aggressivi, concentrati, attenti perché il campo è un campo un po' particolare in questo periodo. Quindi. Poi abbiamo anche la fortuna che il Curi è abbastanza ampio, largo, quindi possiamo sfruttare gli spazi. Ok?